Mecca Giuseppe, De Carlo Nicola, Salvatore Angela Maria, D'Andrea Federica, Telesca Francesco, Tortorelli Fabiola, Claps Marianna, Galligano Maria Luisa, Martinelli Leonardo, De Carlo Federica, Lorusso Carmen, Lovallo Leonardo, Summa Angelo, Claps Vitina, Buchicchio Antonio, Chianese Gerardo, Lucia Antonietta. Vista la triste scomparsa di cui siamo stati notiziati questa mattina, vi chiedo di unirci in un minuto di silenzio. Grazie. I primi due punti all'ordine del giorno trattano le interrogazioni della consigliera Antonietta Lucia in materia di trasporto pubblico e per quanto riguarda la situazione del convitto di Lago Pesola. Per quanto attiene alla questione del trasporto pubblico, è doveroso premettere che si tratta di una problematica che ha un respiro nazionale e in merito alla quale tutti i governi di ogni livello in queste settimane hanno affrontato difficoltà che sono agli onori della cronaca, li conosciamo. Devo dire che noi come giunta comunale abbiamo mosso chiaramente i nostri passi, dapprima attraverso il prefetto. Mi sono rivolto personalmente al prefetto, recandomi dal prefetto per evidenziare queste problematiche che in qualche modo ci preoccupavano, e successivamente lo abbiamo fatto in modo formale con una nota che è stata inviata, e che è una nota pubblica ufficiale che è stata inviata a tutti gli organi sovracomunali al fine di richiedere l'adozione di tutti gli strumenti che fossero necessari a ridurre, limitare, evitare situazioni di contagio attraverso un controllo più rigido e la promozione di un tavolo di confronto sul tema. Siamo a conoscenza tutti del fatto che proprio in tema di trasporti ci sono stati degli interventi anche di carattere governativo con un trasferimento di somme recente e con i provvedimenti che hanno riguardato la didattica a distanza soprattutto per le scuole superiori, portata al 100% nella nostra regione, e che dovrebbero in qualche modo portare almeno a un miglioramento delle condizioni del trasporto pubblico.
Devo dire che al netto delle attività che la Giunta ha posto in essere, trattandosi di materia sulla quale la nostra giurisdizione è limitata, non condivido dell'interrogazione la premessa dove si fa riferimento al centrodestra regionale. Io mi rivolgo alla consigliera Antonietta Lucia nell'evidenziare che, come ha potuto vedere nella mia risposta, non si fa riferimento alle scelte del governo centrale, magari nell'aver adottato una capienza all'80% piuttosto che al 50%, poiché credo che in un momento di emergenza nazionale bisognerebbe concentrarsi sulla ricerca delle soluzioni e non sulla ricerca delle responsabilità. Per quanto riguarda invece il convitto, stamani ho avuto l'ennesima interlocuzione con il preside Garramone. La situazione attuale del convitto presenta 18 alunni. Questi 18 alunni, al netto dei diplomati che per ovvie ragioni non sono più presenti, e la presenza di un alunno che si è trasferito a Genzano per esigenze familiari. Sulla questione del convitto abbiamo portato avanti una traccia sul solco di ciò che era stato già immaginato in una tavola rotonda che sicuramente il consigliere Summa conosce, dove era presente il mio predecessore Vito Summa e dove era presente per la regione il consigliere Coviello. In quella occasione si immaginò per il convitto, che è stato chiuso per una disposizione che viene dal MIUR e che riguarda la riorganizzazione di tutti i convitti a livello nazionale e che quindi non coinvolge in nessun modo responsabilità né comunali né regionali, in quell'occasione si immaginò la possibilità di mettere in piedi un progetto che potesse dare vigore alle attività del convitto, che potesse creare una maggiore attraibilità di questo istituto, così da poter per l'anno successivo sperare in un numero maggiore di iscrizioni, tali da raggiungere quanto richiesto dal Ministero, che in questo momento richiede 40 iscrizioni minime per la riapertura del convitto. Sulla base di questa traccia, nei giorni scorsi abbiamo firmato un protocollo d'intesa. Lo abbiamo fatto insieme all'Istituto Agrario, lo abbiamo fatto noi come amministrazione, insieme alla Sacra Famiglia, la nostra casa di riposo. Questo progetto che cosa prevede? Prevede la possibilità di implementare ancora di più le attività che vengono portate avanti da parte degli allievi dell'Istituto Agrario, questa volta rivolta prevalentemente al mondo degli anziani, in modo tale da poterle potenziare e creare appunto quella maggiore visibilità che ci auguriamo possa portare per l'anno successivo ad aumentare il numero delle iscrizioni e a darci la possibilità come amministrazione di far presente sicuramente che quello del convitto è per noi un presidio culturale, sociale, che ha anche una importanza economica che non intendiamo perdere. Le volevo anche dire un'altra cosa, che mi sono informato tramite il preside Garramone e nessuna delle persone che lavoravano all'interno del convitto nessuna delle persone che lavoravano all'interno del convitto hanno perso il loro posto di lavoro, sono state tutte ricollocate presso altre strutture, quindi non ci sono state perdite di lavoro. Questo me lo ha garantito il preside Garramone e io le rispondo anche a questa interrogazione. Abbiamo ricevuto anche un'altra sua interrogazione. Non so se posso intervenire per chiedere chiarimenti su questa interrogazione per il convitto.
Allora, volevo chiedere innanzitutto quanti, ha detto che ci sono 15 ragazzi, se non sbaglio, 18 ragazzi. E sa in quale classi sono? È il numero totale dei ragazzi. E il minimo del convitto sono 40. No, va bene, giusto per chiarire, il numero dei convittori minimi sono 40. Quindi si presume, se faccio bene i calcoli, che 22 ragazzi si sono diplomati, non credo. Poi vorrei rispondere anche, come ha detto il preside Garramone, dice tutti hanno ritrovato collocazione, certo gli stessi hanno trovato collocazione, le so dire dove e come, però lo dico anche che quei posti che hanno occupati sono posti che hanno perso altre persone, perché quelli sono tutti impiegati dello Stato. Quando si libera un posto, il primo in graduatoria si trasferisce. Quindi non è vero che i posti non sono stati persi, i posti sono stati persi a livello globale, sono stati persi, perché non si sono potute fare altre missioni in ruolo. Il mondo della scuola lo conosco molto bene, quindi così funziona. Mi sembra strano però che fino ad ora si sia sorvolato sui 40 posti, quest'anno diciamo che si è arrivato a questa stretta e hanno chiuso. Era soltanto per precisare questa cosa e per sapere se c'erano stati 22 diplomati convittori. Guardi, io su questo argomento mi limito, ripeto, a riportarle quanto mi è stato riferito da chi il convitto lo conosce bene. Abbiamo per questo avviato una fitta interlocuzione. Sulle soluzioni ho proseguito sulla scia di chi le aveva già immaginate in precedenza, in comune accordo tra il livello regionale e comunale. Non è detto che la scia sia buona. Sì, però trattiamo, ripeto, trattiamo di questioni che impegnano soltanto in parte l'amministrazione comunale, perché il piano di riordino viene disposto dal MIUR e, ad onor di cronaca, ad onor del vero, non impegnano neanche il livello regionale. Quindi l'attività che si cerca di fare in questa fase, se noi su questi 18 allievi che attualmente sono presenti riusciamo ad implementare il numero delle iscrizioni, abbiamo più possibilità di raggiungere il numero che ci viene richiesto per la riapertura. Questo è un po' il senso di mettere in campo un progetto che amplifica le attività dell'Istituto Agrario. Quindi, Sindaco, abbiamo messo una pezza a colori, siamo proprio sulla perfetta scia precedente. Abbiamo poi ricevuto un'altra sua interrogazione, alla quale non darò nessun seguito, glielo volevo premettere, poiché ritengo che per come è formulata sia molto al di sotto dei canoni minimi di decoro istituzionale che noi che ricopriamo, diciamo, un ruolo di rappresentanza istituzionale dovremmo osservare. Quindi io la invito a riformulare l'interrogazione, perché laddove rispondessi a un'interrogazione così formulata legittimerei un comportamento che non rende onore all'istituzione che rappresento. Signor Sindaco, non era che lì si chiedevano i nomi, ma si chiedevano la situazione di com'era e come si voleva fronteggiare. Non è che si chiedeva se io fossi Covid oppure no, ma si chiedeva semplicemente come si voleva fronteggiare questa epidemia. Quando noi trattiamo argomenti così delicati, ciò che deve distinguere chi li tratta in una sede istituzionale da chi lo fa al bar è evitare espressioni del tipo navigare a vista. Lei svolge il ruolo di consigliere comunale, se prova ad avere contatti con le famiglie interessate in queste settimane dal coronavirus le spiegheranno molto bene cosa fa l'amministrazione in queste settimane. Ripeto, io non ho nessun problema a dettagliarle tutto ciò che facciamo dalla mattina alla sera, al netto del fatto che anche le interrogazioni, che sono una sua legittima prerogativa, io le posso rispondere anche a 1000 interrogazioni, non possono contenere espressioni di questo tipo. Espressioni di questo tipo sono irrispettose rispetto a chiunque di noi ricopre un ruolo istituzionale. Devo riformulare l'espressione per avere non dico più navigare a vista, ma dico soltanto che programmazione avete in riservo. Forse nella programmazione, nel ultimo punto che ci esprime la programmazione, ci sarà anche questa?
non lo so. Io scusa sindaco, posso prendere la parola? Sono... dato che mi sembra che sia un dibattito a due e non riusciamo a capire di che cosa si sta trattando, almeno su questo punto volevo capire almeno di che cosa si sta parlando, qual è il tema e qual è l'oggetto. Mi è sembrato di capire che la questione del Covid, delle situazioni, non voglio entrare nel merito dell'interrogazione della collega, però almeno per capire quali sono i temi all'ordine del giorno di cui si sta parlando. All'ordine del giorno, siccome è stata formulata nelle more, credo due giorni fa, se non erro, una interrogazione, trattandosi di uno spazio in cui rispondevo alle interrogazioni della consigliera Antonietta Lucia, le ho anticipato l'impossibilità di far seguito a questa interrogazione, semplicemente di procedere a una riformulazione dell'interrogazione che riguarda la materia del Covid. Tutto qua. Non è oggi oggetto di trattazione. Proseguiamo con il terzo punto all'ordine del giorno, commissioni consiliari permanenti di cui all'articolo 18 dello statuto comunale, alla nomina dei componenti. Chiederò al Consiglio Comunale di esprimere parere sulla candidatura dei seguenti consiglieri, per anche facendo seguito a ciò che è emerso nelle riunioni dei capigruppo, per quanto riguarda le singole commissioni, farò una proposta di sei nomi. Questi sei nomi rappresentano tre nomi della maggioranza e tre consiglieri dell'opposizione. Per quanto riguarda la prima commissione, volevo indicare le materie di competenza della prima commissione. Sì, per quanto riguarda la prima commissione, quella che ha ad oggetto gli affari generali ed istituzionali, che tratta le materie bilancio, finanze, patrimonio, personale, decentramento e rapporti istituzionali, i nomi che si propongono a questo consiglio sono quelli della consigliera Federica De Carlo, del consigliere Leonardo Martinelli, della consigliera Carmen Lorusso, della consigliera Vitina Claps, del consigliere Gerardo Chianese e della consigliera Lucia Antonietta. In questa occasione si vota in modo palese, quindi chiedo al Consiglio di esprimere un voto su questi candidati come membri della prima commissione. Favorevoli. Contrari. Astenuti. Procediamo alla seconda commissione, che è quella della programmazione e politica del territorio, e che ha ad oggetto il piano di assetto e di sviluppo del territorio, l'urbanistica, i lavori pubblici e i trasporti. I candidati consiglieri sono in questo caso il consigliere Gerardo Chianese, la consigliera Vitina Claps, il consigliere Martinelli Leonardo,
la consigliera De Carlo Federica, la consigliera Lucia Antonietta, la consigliera Lo Russo Carmen. Chiedo anche in questo caso di esprimere voto palese. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Per quanto riguarda invece la terza commissione, che tratta le attività economiche e settori produttivi, con le seguenti materie: agricoltura, industria, commercio, artigianato, turismo, problemi del lavoro e dell'occupazione. I nomi che vengono sottoposti al Consiglio sono quelli della consigliera Lucia Antonietta, del consigliere Gerardo Chianese, della consigliera Vitina Claps, della consigliera Galligano Maria Luisa, della consigliera De Carlo Federica e della consigliera Lo Russo Carmen. Anche qui votazione palese. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Per quanto riguarda la quarta commissione, politiche sociali e culturali, materie sanità, assistenza, servizi sociali, istituzione, cultura, tempo libero, sport, tutela dell'ambiente, viene proposta al Consiglio la nomina della consigliera Galligano Maria Luisa, della consigliera De Carlo Federica, del consigliere Martinelli Leonardo, della consigliera Lucia Antonietta, del consigliere Chianese Gerardo e della consigliera Claps Vitina. Anche in quest'ultimo caso votazione palese. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Votiamo sempre in modalità palese per l'immediata eseguibilità della delibera. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Si procede con il quarto punto all'ordine del giorno, che riguarda la Commissione Comunale per la Qualità Architettonica e per il Paesaggio. Articolo 148, decreto legislativo numero 42 del 2004, per la nomina dei suoi componenti. Anche qui, facendo seguito a quanto emerso nel corso della riunione dei capigruppo, abbiamo definito una modalità di voto. Voteremo quindi una volta soltanto per l'approvazione dei membri della Commissione, che sottopongo all'attenzione del Consiglio. I membri indicati in questo caso posseggono delle specifiche caratteristiche, che sono quelle indicate dalla norma. Quindi in questo caso verranno nominati come membri della Commissione un architetto, un ingegnere edile, un geologo, un biologo naturalista e un agronomo. Le candidature sottoposte all'approvazione del Consiglio sono le seguenti. Nel ruolo di agronomo il dottor Sileo Donato, nel ruolo di ingegnere edile il dottor Claps Domenico Antonio, nel ruolo di geologo la dottoressa Lucia Possidente,
nel ruolo di architetto il dottor Francesco Manfredi, nel ruolo di biologa naturalista la dottoressa Marcella Regina. Diciamo sì, l'avevamo. Si precisa, sì, però Antonio, noi in questo caso abbiamo verificato le disponibilità, ciò non toglie che possono essere indicate anche dei nominativi differenti. Diciamo, queste sono le disponibilità che sono state vagliate e verificate, fermo restando la possibilità di indicare personalità diverse da questa.
seguito della votazione, i membri nominati nella qualità di architetto, il dottor Francesco Manfredi con voti 16, il dottor Claps Domenica Antonio nel ruolo di ingegnere edile con voti 16, nel ruolo di geologo la dottoressa Possidente Lucia con voti 17, nel ruolo di biologo naturalista la dottoressa Regina Marcella con voti 17 e nel ruolo di agronomo il dottor Sileo Donato con voti 16. Si chiede al Consiglio di votare per l'immediata esecutibilità della delibera. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Procediamo con il punto numero 5, che riguarda invece la commissione comunale prevista dall'articolo 19 del decreto legislativo numero 76 del 1990 con la nomina dei componenti. Anche qui se modalità di voto secondo le indicazioni che sono state definite nella conferenza dei capigruppo. Verrà distribuita ad ogni consigliere una scheda con la possibilità di indicare due nomi. Un componente tecnico e un altro componente, un altro esperto. La commissione si compone in totale di 4 membri, di cui 2 necessariamente tecnici e 2 esperti anche non tecnici.
assistente tecnico Sabia Salvatore, esperto possidente Domenico Antoni. Componente tecnico Sabia Salvatore, altro esperto possidente Domenico Antoni. Componente tecnico Sabia Salvatore, altro esperto possidente Domenico Antoni. Componente tecnico Arcasenza Giovan Battista. Altro esperto Stefano Granduso. Componente tecnico Giovan Battista Alcatenza, esperto Stefano Granduso. Componente tecnico Alcatenza Giovan Battista, altro esperto Granduso Stefano. Componente tecnico Giovan Battista Alcatenza, altro esperto Stefano Granduso. Componente tecnico il Brandusio Stefano, altro esperto Arcasenza Giovan Battista. Componente tecnico Arcasenza Giovan Battista, altro esperto Brandusio Stefano. Componente tecnico Giovan Battista Arcatenza, altro esperto Stefano Granduso. Componente tecnico Stefano Granduso, altro esperto Giovan Battista Arcatenza. Componente tecnico Arcatenza Giovan Battista, altro esperto Granduso Stefano. Componente tecnico Stefano Granduso, altro esperto Giovan Battista Arcatenza. Componente tecnico Giovan Battista Arcatenza, altro esperto Stefano Granduso. Componente tecnico Giovan Battista Arcatenza, altro esperto Stefano Granduso.
seguito della votazione vengono proclamati in qualità di componenti della commissione comunale prevista dall'articolo 19 del decreto legislativo 76 del 90 Arca Senza Giovan Battista con voti 9, Sabia Salvatore con voti 5, Brandusio Stefano con voti 9, Possidente Domenico Antonio con voti 5. Al fine di rendere immediatamente esecutiva la delibera, si chiede al Consiglio di votare. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Procediamo con il sesto punto all'ordine del giorno, che tratta gli indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni, ai sensi dell'articolo 42,2 lettera M del decreto legislativo 267 del 2000. Si chiede a questo Consiglio Comunale di approvare i seguenti indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni. Ambito di applicazione. I seguenti indirizzi costituiscono la base per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti del Comune di competenza del Sindaco presso enti, aziende ed istituzioni. Gli stessi indirizzi si applicano altresì in quanto compatibili alle nomine e designazioni di competenza del Consiglio Comunale o della Giunta. Le nomine o designazioni che trovano specifica disciplina in norme di legge, dello statuto o dei regolamenti comunali prescindono dall'applicazione dei criteri di cui al presente atto. Parimenti, gli stessi indirizzi non sono applicabili alle nomine o designazioni aventi natura esclusivamente politica. La lettera B tratta i requisiti generali e professionali. Per essere nominati o designati rappresentanti del Comune, gli interessati devono essere in possesso dei requisiti per la eleggibilità alla carica di consigliere comunale. I soggetti da nominare o designare devono possedere una competenza tecnica, giuridica o amministrativa adeguata alle specifiche caratteristiche della carica da ricoprire e all'attività svolta dall'ente, azienda, istituzione cui la nomina si riferisce, nonché agli obiettivi che il Comune si propone di raggiungere attraverso la partecipazione. A tal fine, i rappresentanti sono scelti sulla base delle qualità professionali e delle competenze emergenti dalle precedenti esperienze amministrative, dalla direzione di strutture pubbliche e private, dall'impegno sociale, civile e in attività di volontariato, dalle esperienze professionali o lavorative. In tutte le nomine e designazioni sono assicurate le condizioni di pari opportunità tra uomo e donna previste dal decreto legislativo numero 198 del 2006. La lettera C tratta le cause di incompatibilità e di esclusione. Fatte salve le cause di incompatibilità specificatamente stabilite dalla normativa vigente per gli enti o organismi cui si riferisce la nomina, non può essere nominato o designato quale rappresentante del Comune presso enti, aziende o istituzioni chi si trovi in una situazione di incompatibilità di interessi rispetto all'ente, azienda o istituzione cui si riferisce la nomina o designazione, chi si trovi in rapporto di impiego, consulenza o incarico con l'ente, azienda o istituzione cui si riferisce la nomina o designazione, chi abbia lite pendente con il Comune, ovvero con l'ente, azienda o istituzione cui si riferisce la nomina o designazione, chi si trova in una delle condizioni di incandidabilità, ineleggibilità o incompatibilità previste dal decreto legislativo numero 267 del 2000 e dal decreto legislativo numero 235 del 2012 o in condizioni di inconferibilità e incompatibilità di incarichi ai sensi del decreto legislativo numero 39 del 2013. Sono ancora cause di incompatibilità e di esclusione i consiglieri comunali per tutta la durata del mandato, salvo che la qualità di consigliere sia espressamente prevista dalla normativa che disciplina la nomina o designazione. I soggetti nominati e designati non possono essere iscritti ad associazioni aventi finalità contrarie alla Costituzione italiana. La lettera D tratta della revoca e della decadenza degli incarichi e dagli incarichi.
Gli incarichi possono essere revocati per ragioni connesse al venir meno del rapporto fiduciario con l'organo che ha disposto la nomina, nonché per l'inosservanza degli indirizzi stabiliti dall'amministrazione per l'ente, azienda o istituzione in cui si riferisce la nomina o designazione. Costituisce causa di decadenza dall'incarico il venir meno di uno dei requisiti previsti per la nomina, nonché l'insorgenza successiva alla nomina di una delle cause di incompatibilità previste dal precedente punto C. Se ci sono interventi su questo punto. Si procede pertanto alla votazione. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il settimo e ultimo punto tratta le linee programmatiche di mandato, la presentazione delle linee programmatiche al Consiglio ai sensi dell'articolo 46,3 del decreto legislativo numero 267 del 2000. Questo documento viene redatto ai sensi dell'articolo 46,3 del decreto legislativo 267 del 2000 sulla base dei contenuti del programma elettorale della lista civica Vigliano. L'impianto del programma di mandato costituisce una dichiarazione di intenti politici e programmatici e fornisce il piano strategico che potrà essere aggiornato e adattato annualmente tenendo conto delle novità caratterizzanti il comune di Avigliano e dell'evoluzione del contesto socio-economico di riferimento. Il programma di mandato, la cui approvazione e titolarità definitiva viene affidata al Consiglio Comunale, si traduce in un documento unitario che detta le linee di programmazione del quinquennio 2020-2025 in ordine ai seguenti ambiti: identità, unità e sviluppo, sanità e sociale, efficientamento della macchina amministrativa, turismo e cultura, sport e associazioni, edilizia, ambiente, viabilità e decoro urbano, economia e attività produttive. Il periodo che stiamo vivendo non ha precedenti nella storia della nostra comunità. Le nuove sfide a cui siamo chiamati a rispondere implicano la necessità di ricorrere a un forte cambiamento nell'approccio alle questioni e al governo della città. I continui mutamenti che investono la nostra quotidianità presentano scenari sempre nuovi e problemi inediti ai quali dobbiamo saper rispondere con nuove soluzioni. L'atteggiamento che guiderà ogni azione amministrativa sarà dunque di resilienza, modulando di volta in volta le strategie volte al raggiungimento degli obiettivi che l'amministrazione si propone di realizzare nel corso del quinquennio 2020-2025. I principi che ispireranno il lavoro amministrativo saranno identità, unità e sviluppo. Ogni progetto ideato per Avigliano si fonderà infatti su dei capisaldi che sono l'unità del territorio e la valorizzazione delle specificità di ogni frazione del nostro comune. Elemento essenziale sarà il confronto continuo con i cittadini, il cui coinvolgimento sarà garantito dai principi di trasparenza, solidarietà ed equità. Un obiettivo imprescindibile è infatti quello di mantenere unita la comunità, avvicinando i cittadini alle istituzioni al fine di risvegliare il sentimento di appartenenza alla comunità avigliana e il senso civico. L'amministrazione intende attuare una serie di iniziative concrete volte a migliorare il welfare all'interno del comune di Avigliano,
muovendosi nei seguenti ambiti, in particolare in materia di sanità e sociale, realizzando un polo permanente di prevenzione delle devianze giovanili e delle tossicodipendenze presso il distretto sanitario ASP di Avigliano, attraverso l'organizzazione di incontri periodici negli istituti scolastici del territorio per sensibilizzare gli studenti sul tema della dipendenza da alcol e droga e sulla ludopatia, attuando un censimento annuale delle fasce deboli del territorio al fine di contrastare lo svantaggio socio-economico, attuando politiche inclusive verso i diversamente abili, attraverso l'abbattimento delle barriere architettoniche, attraverso l'assistenza scolastica ai disabili, attraverso la delocalizzazione e la creazione di alcuni servizi sanitari nelle frazioni, attraverso l'attenzione agli anziani, attraverso un sistema di assistenza a domicilio degli stessi che possa essere gestito dalla protezione civile o da una cooperativa di servizi. In ultimo, attraverso la nascita di uno sportello di ascolto che possa dare risposte alle esigenze dei cittadini. Sarà necessario procedere alla riorganizzazione della macchina amministrativa. L'efficientamento della macchina amministrativa è un tema centrale a garanzia della realizzazione di queste linee programmatiche. Si procederà con la riorganizzazione della struttura organizzativa dell'ente, analizzando e proceduralizzando i processi amministrativi. Ci si propone di valorizzare le risorse amministrative dell'ente, favorendo la crescita professionale di ciascuno. In particolare, in relazione alla riorganizzazione della macchina amministrativa, è obiettivo di questa amministrazione avvalersi della collaborazione con esperti di europrogettazione, promuovere lo snellimento della burocrazia. Ci riproponiamo di non attuare rimpasti programmati di nomine, ma di prevedere, in caso di inadempienza, la revoca degli assessorati attraverso una revisione e una ricognizione che faremo annualmente. L'istituzione e insediamento di un organo giovanile all'interno del Consiglio Comunale, porteremo avanti l'istituzione di un tavolo permanente tra il Comune e le imprese, l'istituzione di un ufficio del sindaco nelle frazioni e svilupperemo, con l'obiettivo di ridurre la distanza tra l'istituzione e i cittadini, un'app unica dei servizi comunali. Porteremo avanti il nostro programma amministrativo anche e soprattutto in materia di turismo e di cultura. Sappiamo che il nostro comune ha una ottima vocazione turistica che andremo a coltivare attraverso alcune iniziative come l'inserimento delle ricchezze turistiche e culturali nei circuiti regionali al fine di garantire una sinergia con i principali attrattori lucani, la realizzazione di percorsi turistico-culturali integrati, la promozione del turismo religioso attraverso la realizzazione di convegni di studio che possano prevedere la partecipazione di esperti di rilievo nazionale e europeo, la valorizzazione del turismo ecosostenibile montano, soprattutto nell'area del Monte Carmine, che è un luogo simbolo dell'unificazione del nostro territorio. Il tema della cultura deve pervadere ogni ambito della strategia di futuro del nostro comune e su questa linea prevediamo una serie di interventi: la nascita di un parco letterario intitolato alla memoria di Tommaso Claps, nel 2021 infatti si celebrerà il 150° anniversario della nascita, l'organizzazione di un festival nazionale di letteratura per l'infanzia dedicato alla memoria di Silvio Spaventa Filippi, educatore dell'Italia liberale e fondatore del Corriere dei Piccoli, la realizzazione di un portale web all'interno del quale far confluire le attività dei vari contenitori culturali del territorio e delle associazioni, nonché tutte le informazioni inerenti agli esercizi commerciali dell'area, la nascita di una consulta degli avianesi emigrati con la quale interagire periodicamente per favorire progetti di sviluppo locali, nonché la predisposizione di progetti di valorizzazione del castello di Federico II alla Copesola. Non sarà trascurata l'attività amministrativa dedicata all'edilizia, alla viabilità, all'ambiente e al decoro urbano. Il nostro territorio rappresenta infatti un bene da preservare e valorizzare. Le azioni amministrative dovranno essere tese a promuovere il senso civico, la convivenza sociale e le abitudini che possono contribuire ad influenzare in senso positivo il decoro urbano.
L'obiettivo può essere raggiunto investendo in maniera poderosa su edilizia, viabilità e recupero urbano. A tal fine intendiamo attuare nel corso di questo quinquennio il miglioramento della viabilità tra il centro e le frazioni, la realizzazione di un piano neve efficiente ed efficace, la creazione di un piano sicurezza e di videosorveglianza su tutto il territorio comunale, la realizzazione di monumenti commemorativi agli avianesi illustri con delle targhe esplicative, la revisione di percorsi comunali in risposta alla specifica esigenza dei diversamente abili, la realizzazione di una pista ciclabile nel tratturo che porta da San Nicola fino al Lago Pesole, il rafforzamento del sistema dei trasporti e dei collegamenti tra le frazioni e Avigliano Centro, rafforzare la pulizia delle strade e tutte le opere di decoro urbano che passano ad esempio attraverso la riapertura dei bagni pubblici, con l'efficientamento energetico delle strutture pubbliche, il miglioramento dell'illuminazione pubblica nelle zone rurali, fino ad arrivare a opere di dettaglio come ad esempio quelle che riguardano il lago in località Pian del Lago, con la programmazione di interventi di completamento dei lavori ivi previsti. Vi sono poi altre tematiche che richiedono un impegno urgente da parte della nostra comunità. Faccio riferimento ad esempio alla materia dello sport e delle associazioni. Ecco, su questo noi abbiamo intenzione di realizzare una riforma organica nel mondo dell'associazionismo, che riguarda sia l'assegnazione delle sedi sia la riforma dell'albo comunale, e che ci porterà alla realizzazione di una cittadella delle associazioni. Riconoscendo il valore sociale, aggregativo e i benefici psicofisici che lo sport fornisce, punteremo a realizzare, sempre nel corso di questo quinquennio, la conversione della pista ciclabile in circuito pedonale, l'organizzazione delle Olimpiadi estive avigliani, una costruzione della piscina comunale, attività, un macro attrattore turistico nella zona del Monte Carmine, l'istituzione di una banca delle ore dello sport per consentire a tutti la partecipazione ad attività sportive e contrastare la dipendenza grazie all'attività agonistica. Abbiamo poi deciso di dedicare parte del nostro programma, che è il nostro programma di lavoro, che ripercorre chiaramente il programma elettorale scelto dai cittadini, una parte che riguarderà l'economia e le attività produttive. La crisi economica che ci investe in questi mesi e che non vede per adesso segnali di ripresa, purtroppo anche in ragione della diffusione del coronavirus, impegnerà certamente l'amministrazione, che dovrà avere un'attenzione specifica alle attività produttive, quelle presenti sul territorio. Il rilancio del tessuto economico prevederà alcune attività come la costruzione di un fondo di finanziamento delle piccole e medie imprese sul modello di Centuripe, l'organizzazione di una rete per la promozione dei prodotti tipici a chilometro zero, l'assistenza e consulenza ai commercianti tramite uno sportello comunale, fisico e online, con gli aggiornamenti sui bandi e le informazioni di specifico interesse, per proseguire poi con la rivalutazione dell'area pipe di Lago Pesole e la predisposizione di un piano di sviluppo dell'intera area. Non vanno trascurate infine altre opere che la nostra comunità aspetta da tempo e che richiedono un intervento urgente. Mi riferisco in particolar modo alle politiche cimiteriali, alla modernizzazione della rete fognaria su tutto il territorio comunale e al completamento della metanizzazione, soprattutto sulla zona delle frazioni, più in generale su tutto il territorio comunale. Saranno programmati inoltre in questo quinquennio interventi in materia di edilizia scolastica, con particolare attenzione ai lavori di ristrutturazione edilizia degli uffici scolastici, penso all'ufficio scolastico di Possidente, oltre a pensare alla riqualificazione di vari complessi e zone del nostro territorio che richiedono investimenti importanti
penso all'area della Villa del Monastero, nonché al recupero e alla valorizzazione del centro polivalente di Avigliano. Abbiamo esposto al Consiglio le linee programmatiche, quelle che guideranno in questi 5 anni l'attività di questa amministrazione comunale. Avete potuto notare che in qualche modo le linee programmate ricalcano in ogni punto il programma sul quale ci siamo impegnati con gli elettori, perché crediamo che la credibilità passi attraverso l'impegno assunto in quella sede e la possibilità di implementare questa strategia di azione sulla base degli spunti costruttivi che ci verranno forniti dalle opposizioni. Sappiamo tutti che quello che vivremo soprattutto nei prossimi mesi non è un momento facile per la nostra comunità, anzi forse è uno dei momenti più difficili. La politica è chiamata a una grande prova, che è quella di fronteggiare un'emergenza senza trascurare quelli che sono i punti di sviluppo ormai improcrastinabili per Avigliano, che dovranno riportare la nostra realtà comunale al centro delle politiche regionali e che dovranno restituire alla nostra comunità, penso soprattutto alle nuove generazioni, la comunità forte, coraggiosa e orgogliosa che tutti conosciamo. Grazie. Su questo punto si dichiara aperta la discussione, se ci sono interventi. Grazie signor Sindaco, signor Assessore, colleghi. La sua relazione penso che è stata ben chiara. Noi ci auguriamo, in base alla sua relazione, quella che avete proposto voi come programma elettorale. Quindi per quanto ci riguarda il mio gruppo, compreso il mio collega Chianese, se si dovesse attuare tutto questo, per noi non sono problemi. Questo ovviamente verrà verificato volta in volta. Certo, noi ci aspettavamo, signor Sindaco, che già nei primi mesi, nel primo semestre, lei ci illustrasse quello che voleva fare questa amministrazione, però è chiaro che lei ce l'ha illustrato in modo ampio. Quindi attenderemo nel prosieguo dell'attività amministrativa quello che state ovviamente che farete. Grazie. Si chiede la parola al consigliere Summa. Grazie Sindaco per la parola. Buonasera agli assessori, ai colleghi consiglieri comunali. Io solo per fare qualche riflessione, perché diciamo così abbiamo battibeccato sull'importanza delle linee guida, lo abbiamo fatto in maniera diciamo forse non proprio consona all'attività istituzionale. Tendenzialmente si preferisce farlo nelle sedi opportune, qual è il consiglio comunale, lo abbiamo fatto sui giornali, ma oltre all'articolo del testo unico degli enti locali, la presentazione delle linee guida l'ha fatta al primo consiglio comunale, così come riferisce l'articolo 22 del nostro statuto, e quindi non è un modo per bacchettare o voler rendere opportuno un modo di fare le cose, semplicemente perché quando si rappresentano le istituzioni si fanno in maniera corretta, e quindi anche quell'idea di dover necessariamente per il primo consiglio comunale aver dato un'accelerata della sua amministrazione con la giunta nominata in così breve tempo presuppone comunque che tutti gli altri adempimenti vengano rispettati, e quindi anche le linee guida, lo studio che bisogna fare per poter dare le linee guida, i punti programmatici
Lei ha detto nel procrastinare questo appuntamento che avrebbe preferito farlo nella seduta successiva del Consiglio Comunale per avere maggior tempo di approfondimento e di studio rispetto alle tematiche. Chi come me ha conosciuto la macchina amministrativa sa che tutto ciò non è semplice, quindi mi sembrava, diciamo, al netto del rigore formale, era giusto che bisognava capire e approfondire alcune questioni, alcune tematiche. Tematiche e questioni che però non vedo all'ordine del giorno nel suo programma elettorale. Ritengo che abbia continuato a descrivere il libro, diciamo, dei sogni che ha più volte narrato e raccontato in campagna elettorale e che però non trova in questo momento la concretezza amministrativa, non trova concretezza su quale spesa pubblica si vanno a fare tutte queste cose, non trova concretezza su dove e in quanto tempo si possa essere rigorosi nel dire alle persone: io faccio una cosa, la faccio in questo tempo e in questo arco di spesa pubblica io trovo le risorse. Guardi, io credo che sia corretto e sia giusto anche agli occhi dei cittadini pensare di dover dire le cose che si vogliono fare, perché l'amministrazione presuppone un rigore dei tempi, e dei tempi che sono anche abbastanza lunghi, ma presuppone un rigore di idee, di correttezza che va reso pubblico. Le faccio qualche esempio, ho preso qualche appunto della sua relazione programmatica. Quali sono per esempio i macro attrattori che vorrebbe portare sul Monte Carmine, oppure la piscina, no? Dove si va a finanziare? C'è la possibilità di indebitamento dell'ente, lo abbiamo detto più volte in questa campagna elettorale, c'è la possibilità di avere dei finanziamenti, cioè individuare quelle che sono le spese pubbliche e dove andare a candidare un progetto e un finanziamento. Io credo che sia una cosa giusta da dover dire ai cittadini, ma anche una correttezza nei confronti sia di chi ci ascolta, ma sia anche del Consiglio Comunale, perché le uniche cose certe che lei ha detto sono le cose che ha, diciamo, trovato facendo un giro negli uffici comunali, che sono quelle per esempio delle scuole o i bandi candidati al Dipartimento dell'Ambiente sulla riqualificazione del monastero e del percorso. Sul resto, le faccio un esempio che è stato anche un suo tema di campagna elettorale, i bagni pubblici, che sembra una situazione facile da risolvere, io la invito e la testerò su questo, perché più volte in campagna elettorale ha detto che i bagni pubblici sarebbero stati risolti come problema di sciaguratezza della precedente amministrazione, non è in grado di fare un bagno pubblico in 100 giorni o 180 giorni. Proverò a testarla su questo, perché ritengo che, per quanto sia un elemento essenziale della nostra comunità, avere un bagno pubblico vicino alla stazione, penso che lei immagina rispetto al passeggio dove noi lo avevamo, voglio vedere, voglio capire, starò appunto a guardare questa cosa, così come ho sentito più volte parlare in campagna elettorale, ho letto e riletto di nuovo il suo programma, dei 100 giorni, dei 180 giorni per esempio sui bonus commercianti, che era un'idea che lei aveva e che ha messo in campagna elettorale, che mi sembra sostanzialmente corretta e che magari va attuata proprio in questo periodo di difficoltà delle nostre attività commerciali. Quindi aspetto di capire come riuscire a rialzare le serrande dei nostri commercianti e come poter avere formalmente, diciamo, più persone, più commercio, più denaro di circolazione, maggiori attività, come poter dare lavoro alle persone. Ancora, la videosorveglianza è un altro degli elementi che lei ha già trovato e incontrato, abbiamo approvato il regolamento negli scorsi consigli comunali, bisognava solo finire di abbiamo avuto anche l'ok della prefettura, bisognava solo terminare l'installazione delle telecamere, se ne dovete mettere altre ovviamente in altri
posti della nostra comunità vanno rimpinguati i fondi. Ma io volevo discutere, perché su alcune cose, delle scelte sono già state fatte. Allora, per esempio, parlo di una delega che lei ha conservato, che è quella del personale. Avete fatto una delibera sulle assunzioni, ma subito dopo la delibera delle assunzioni però si chiude l'ufficio anagrafe, quello di Stato Civile, o si apre a giorni alterni. O non c'è corrispondenza tra i due messaggi che avete fatto, o io non ho trovato nella programmazione delle assunzioni qualcosa che possa essere in grado di continuare a erogare un servizio come quello dell'anagrafe civile e dell'anagrafe dello Stato Civile. Quindi o armonizziamo le scelte che si fanno sul personale, o se no saremo costretti. Io conosco bene la situazione, so che tra un po' l'anagrafe e lo Stato Civile tra un poco abbanneranno, perché non ci sarà più nessuno, è rimasto solo, tra un po' a dicembre vanno in pensione alcuni dipendenti e quindi sarà complicato. Allora mi aspettavo che sulle assunzioni ci fosse qualcosa di specifico su questo, significava appunto tenere, conoscere bene quello che stava succedendo tra i nostri dipendenti, come pure non vorrei che si ritardassero, anziché fare questi tempi indeterminati, credo che ci sia lo spazio assunzionale per prevedere già i concorsi a tempo indeterminato, per rinnovare completamente la macchina amministrativa. Come invece questa, l'essere farraginosi in questa parte su queste scelte che vedo che non vanno armonizzate, come invece vedo un'idea ben chiara della politica culturale. Io faccio i miei complimenti all'assessore Angela Salvatore, perché questa idea del dovere della memoria credo che sia un passaggio fondamentale per la nostra comunità. Mi ha anche emozionato l'idea di vedere, sentir parlare la memoria, il ricordo, erano tutte pensieri che chi ama la nostra comunità e chi vede in quelle persone che fino adesso sono state protagonisti di quello spazio, sicuramente dà un valore aggiunto alle cose che si stanno facendo. E quindi mi è piaciuta molto l'idea dell'intervista alla nipote di Gennaro Claps come già sindaco della nostra comunità, perché noi guardiamo anche alle persone che hanno fatto prima di noi tanto e hanno fatto anche bene, come pure credo ci sarà quella su Gerardo Coviello, che per me rimane un punto di riferimento personale oltre che politico, come pure tutta la parte culturale che ha illustrato il sindaco nella sua relazione programmatica, credo che sia. Però mentre da una parte vedo questa parte culturale molto ben delineata, dall'altra vedo sostanzialmente dei tentennamenti, e un sindaco deve avere ben chiaro dove portare la parte amministrativa, soprattutto nei confronti della comunità, ma anche del Consiglio Comunale e della cittadinanza. Un ultimo aspetto, e chiudo, era quello sulla politica scolastica. Lo ha affrontato brevemente, ma i problemi e i nodi da risolvere ci sono. Questa emergenza ci ha dimostrato che se il lavoro è ben fatto, se il lavoro è preparato, all'interno delle nostre scuole non ci sono stati grandissimi contagi, anzi tra i ragazzi e i bambini, anche grazie alla collaborazione di tutti, ci sono stati delle attenzioni e degli atteggiamenti che sono stati positivi, e quindi anche lì l'amministrazione credo debba continuare ad investire, anche perché sulla scuola di Possidente è già tutto pronto, c'è una delibera del 14 luglio che già dava l'ok sul progetto definitivo. E poi sulle associazioni e sulla politica sportiva credo che sia oggettivamente necessario, assessore allo sport De Carlo, rivedere un po' quelli che erano le gestioni, i campi
bisogna provare ad aggregare per ridurre anche un po' la spesa pubblica su questo, perché si può ancora fare meglio. Sulla casa delle associazioni mi piacerebbe sapere, diciamo, c'è un regolamento in discussione nella prima commissione su come dare, l'abbiamo lasciato irrisolta questa questione, su come dare spazio alle associazioni, fare un censimento degli spazi, i criteri, quindi credo che la commissione che abbiamo insediato nel punto precedente possa cominciare a lavorare su questo, e credo che sia fondamentale lavorare su questa cosa. E poi ci sono i problemi annosi di una comunità che attende risposte da tempo, ma che non sono necessariamente immediate, come i problemi della metanizzazione, come quelli della rete idrica e fognaria, che però hanno visto, diciamo, un passo alla volta dare riscontro a quelle che sono state le esigenze dei cittadini. Io, negli ultimi 2 anni e mezzo, credo che abbiamo portato il metano a circa 500 famiglie, e quindi ovviamente non è la copertura totale, mancano ancora alcuni servizi essenziali, quindi chiedo che davvero un'amministrazione si possa impegnare su queste questioni, perché la sofferenza anche riscontrata da molti cittadini credo che sia reale sulla questione della mancanza dei servizi essenziali, come pure la rete idrica e fognaria. C'è un bando che ho letto che avete presentato insieme ad Acquedotto Lucano ai membri della Giunta, quando noi facciamo la presentazione del progetto definitivo e finale. Chiedo che anche la minoranza possa essere invitata per la conoscenza globale e totale del progetto finale che Acquedotto Lucano porterà in campo per la rete idrica e fognaria. Insomma, io ritengo che tolti, diciamo, i punti stratosferici che ritengo appartenenti a una categoria, diciamo, molto ampia, che con grande difficoltà, che potrebbe essere anche una cosa importante vederla realizzata, ma ci sono delle cose più concrete a cui un'amministrazione deve guardare. Penso per esempio al contratto che riuscimmo a fare con l'ASP a Lago Pesole per portare il distretto, lasciamo 37.000 euro appaltati per riuscire a riorganizzare, e in questo momento c'è proprio bisogno di queste strutture che vanno al servizio della gente. Poi c'è la parte sulle alienazioni, c'è la parte sull'acquisto dei terreni, ci sono una serie di cose più concrete che credo possano guardare al presente e a riuscire a realizzare, diciamo, sostanzialmente alcune cose che forse servono alla nostra comunità. E poi ho visto, diciamo, perché lei ha parlato in generale delle cose, ma ha cominciato a fare delle cose, le cose più concrete in un'amministrazione si fanno attraverso le variazioni di bilancio, e quindi ho visto 90.000 euro sulla spesa dell'illuminazione pubblica spostati da un altro capitolo di bilancio, che era quello sostanzialmente dove noi avevamo lasciato i soldi per risistemare i marciapiedi, che era tutta la parte iniziale di Avigliano. Però sono scelte, allora io mi piace, diciamo, maggiormente confrontarmi sulle scelte concrete rispetto invece a quelle diciamo, più aleatorie, che mi sembrano che in alcuni momenti siano più sensazionalistiche che non realistiche. Su questo io ovviamente mi riservo sempre di intervenire, di apporre un contributo fattivo, perché credo di poter dire che alcune cose sono davvero importanti e altre cose lasciano, diciamo, sostanzialmente il tempo che trovano nella elocuzione momentanea, ma alcune cose invece credo che possano essere abbastanza risolutive all'interno della nostra comunità, come credo che sia una cosa molto positiva la riorganizzazione della macchina amministrativa. Mi sembra che sia una cosa da dover provare a mettere mano, perché uno con tutta la disponibilità e la generosità lavorativa dei nostri responsabili, dei nostri dipendenti, è un elemento
elemento da dover smussare, levigare per far ben correre tutta la macchina amministrativa che poi dà i risultati non solo alle amministrazioni ma anche alla nostra comunità. Come vede, Sindaco, la nostra è un'opposizione seria, perché fattiva sulle cose che si possono fare. Non abbiamo retropensieri su nulla, abbiamo però l'idea che l'amministrazione sia una cosa seria, e quindi le istituzioni vanno sempre rispettate anche nel ruolo che la democrazia ci ha assegnato in questa fase, e ritengo che sia da contribuire a questo, ma con un occhio alle cose che lei ha detto e che ho appuntato e che appunterò in maniera particolare, perché vengano realizzate le cose serie e i grandi sogni, se si è capaci di farli, lo si fanno, ma se no non vanno detti così ancora come se fosse una campagna elettorale. Questa è l'istituzione, la sede istituzionale, vanno dette le cose concrete, per cui su quello che io misuro e misuriamo le nostre valutazioni e le nostre votazioni. Grazie, se ci sono altri interventi. Interviene la consigliera Claps. Buonasera a tutti. Sindaco, io ho ascoltato attentamente la presentazione del suo programma. È un programma di durata quinquennale e quindi ad ampio raggio. Ci sarà modo e tempo per verificarne l'esecuzione. Noi saremo al vostro fianco per fare bene, perché tutto il bene fatto sarà a servizio di tutti noi. Però mi preme richiederle nell'immediato di concentrarsi su quello su cui lei e la sua giunta sta già lavorando, sul fronteggiare l'emergenza Covid. È vero quello che lei dice, che non ha precedenti, ma è vero anche che i predecessori l'hanno affrontato, l'ho scritto anche così subito, veramente quando era sconosciuto. Condivido quella che è la vostra azione, credo che possano essere apportati dei miglioramenti, nuovi strumenti e quant'altro, ma questo poi lo vedremo nelle opportune sedi. Tengo particolarmente a dire e a ricordarle che lei nel primo consiglio ha detto: la campagna elettorale è finita, è finito il tempo dello scontro. Ci sta una campagna elettorale così, certo forse è stata un po' particolarmente spigolosa, ma ormai è passata. E lei ha detto: è finita la campagna elettorale, adesso è tempo di collaborare e di fare bene per la nostra comunità. Sono pienamente d'accordo, ed è per questo che le chiedo di allargare la partecipazione nelle scelte che riguardano appunto il fronteggiare l'emergenza del coronavirus. È un'emergenza che riguarda tutti noi, tocca la nostra comunità. Di questa comunità facciamo parte tutti. È tempo di collaborare. Per quanto le scelte strategiche, l'adozione degli strumenti per fronteggiare le esigenze immediate che il coronavirus pone alla nostra attenzione, per quanto facciano capo a voi e all'amministrazione, alla maggioranza, io chiedo maggiore coinvolgimento. Se riguarda tutti, io non accetto di conoscere le scelte fatte da questa amministrazione di cui io stessa faccio parte soltanto se e quando vado a documentarmi sui social. Il social va bene, ma non è uno strumento politico. Il social dà pubblicità, dà conoscenza, dà informazione, ma io le chiedo di coinvolgere tutti noi che facciamo parte del Consiglio in queste scelte, e non soltanto a ragion veduta, perché abbiamo capito che lo strumento che lei utilizza, e quindi la mattina ci ricordiamo di aprirlo per capire che cosa è successo ad Avigliano. Mi dispiace, ma con rammarico le devo dire che lo trovo veramente poco consono, e faccio anche riferimento a uno strumento particolarmente efficace di sostentamento, e avete pubblicato il nuovo avviso
per l'elargizione delle misure di sostentamento economico alle famiglie particolarmente provate dal coronavirus, e io l'ho appreso aprendo il sito. Quantunque io lo faccia, lo possa fare e lo debba fare, se siamo parte della stessa amministrazione, maggioranza o minoranza, forse dobbiamo, se non condividerlo perché magari lei vuole andare avanti da solo, quantomeno informarci l'un l'altro. È tutto quello che chiedo. Deve intervenire la consigliera Antonietta Lucia. Signor Sindaco, Giunta, mi faccio innanzitutto i complimenti. Complimenti seri innanzitutto all'assessore Salvatore per tutte le iniziative che sono state intraprese, veramente efficaci. E mi scuso fin da ora per l'iniziativa di domani, ma purtroppo impegni scolastici non mi fanno partecipare, ma non per un contrasto all'attività della Giunta. La dotante funziona, i ragazzi sono impegnati dalle 8:05 alle 2:05 e noi fino alle 2:05, quindi siamo impegnati fissi davanti a un PC. E non è vero quindi che i ragazzi, come diceva qualcuno, se ne andavano in giro la mattina. Va bene, allora innanzitutto quindi volevo fare questo, complimenti all'assessore. Poi faccio anche complimenti a lei per aver rovistato nel deposito comunale e aver ritrovato le panchine e diversi arredi urbani che la vecchia amministrazione aveva comprato fin da un po' di tempo, ma forse stavano lì a litigare dove mettere la panchina e non l'hanno fatto. Quindi mi faccio i complimenti per aver deciso dove metterle e preso tutto l'arredo urbano necessario per farlo uscire fuori. Però d'altra parte non ho sentito all'interno del suo programma, o quando fino forse parliamo con le mascherine e non riesco, non l'avrò percepito, la modifica dello statuto comunale. La vecchia amministrazione è stata non 5 ma ben 10 anni per modificare questo statuto e neanche l'ha fatto. Anche lì c'erano continui litigi. Spero che invece in questo, dopo tante riunioni di commissione, spero che invece voi riusciate a farlo nel più breve tempo possibile. Così anche la cittadella delle associazioni, se ne parla dal 2010, figuriamoci, una vita. Spero che anche qui ci sia sia molto veloce la sua realizzazione. Però devo fare anche un appunto per quanto riguarda, lei mi diceva ci stiamo occupando della disabilità nelle scuole e quindi abbiamo gli assistenti alla disabilità, ma la nomina degli assistenti alla disabilità non è una cosa che qualsiasi sindaco sarebbe stato eletto ci sarebbe stato, perché sì, c'è l'assistente di diritto, c'è l'assistente alla disabilità nelle scuole. Vedo che lei appunto l'ha detto proprio perfettamente, che tutto quello che ha esposto è tutto quello che c'è scritto nella sua campagna elettorale, e qui devo dar ragione al consigliere Summa, dove le chiedo ogni volta che si fa una programmazione, in campagna elettorale si può dire faccio la luna, ma quando si programma in consiglio comunale non si può dire faccio la luna senza avere i fondi a disposizione. E quindi dobbiamo analizzare tutto quello che vuol fare mettendo nero su bianco e programmare in maniera reale, perché non siamo più in campagna elettorale. E quindi se si programma una piscina si deve programmare dove, come, con quali soldi, e qualsiasi cosa si voglia programmare è necessario riguardare i fondi e dire almeno da dove vengono presi. Quindi credo che il signor sindaco deve pensare appunto di non essere più in campagna elettorale e di cominciare a lavorare a una programmazione seria. Interviene il vice sindaco De Carlo. Grazie sindaco, colleghi della giunta, consiglieri, sono stato chiamato in causa dal consigliere Summa, volevo rispondere in merito allo sport. Avevamo in animo ed abbiamo in animo e avevamo già iniziato ad interloquire
con le varie associazioni sportive. Naturalmente l'emergenza in corso ci ha impedito di continuare naturalmente queste riunioni in presenza. Naturalmente abbiamo intenzione di studiare le convenzioni che l'amministrazione che ci ha preceduto ha sottoscritto con le varie associazioni sportive. Ma credo per correttezza che vadano tutte in scadenza. Non credo tutte in scadenza, non credo tutte, però lo verificheremo. In realtà è interesse di questa amministrazione sicuramente fare una ricognizione di tutte quelle che sono le strutture e sicuramente anche efficientare poi proprio l'utilizzo di queste strutture, tenendo conto di quelle che sono le esigenze di tutte le associazioni sportive sul territorio. Devo dire che mi fa piacere che trova concorda su vari punti del nostro programma, dire la verità non me l'aspettavo, e però mi consenta di dirle che trovo quantomeno strano le sue rimostranze in ordine alla genericità, presunta genericità degli impegni da assumere, assunti diciamo nei confronti dell'elettorato, con riferimento soprattutto all'indicazione dei capitoli di spesa cui attingere, insomma, qui attingere per la realizzazione delle opere e dei punti del programma che noi intendiamo realizzare e ai termini entro cui realizzare queste opere. A dire la verità, noi per anni abbiamo atteso che l'amministrazione che lei ha rappresentato nell'ultimo decennio ci desse contezza dei termini per la realizzazione. Io posso solo dire che da quando è iniziata questa avventura, da un mese, siamo tutti i giorni nel municipio, ci stiamo impegnando per fronteggiare una emergenza che ovviamente nessuno si aspettava, con una ricaduta di questo tipo. Credo che da parte nostra troverete l'impegno costante e la determinazione nel voler portare a casa, mettere in campo insomma quelle che sono tutte le attività necessarie per realizzare concretamente i punti del nostro programma. Grazie. Ci sono altri interventi? Sì, ne ha facoltà il consigliere Summa. Grazie. Solo per replicare diciamo alla assessore vice sindaco De Carlo, quando immagino di dire tempi, certezze e modalità di finanziamento delle cose, non dico domani mattina, non dico 4 anni che poi possono diventare 5 perché ci sono ricorsi, sono cose all'ordine del giorno, diciamo, cose che ho capito, anch'io ho capito con il tempo che alcune cose le dici ma poi non vengono rispettate, tempi di consegne soprattutto sulla parte dei lavori pubblici, cioè quelli che hanno degli impegni di spesa, quelli che si sottopongono ai ricorsi, quelli che si sottopongono ai non pagamenti eccetera. Faccio però riferimento per esempio al campo sportivo di Lagopesole, e parlo della sua zona così ne ha contezza e ne ha certezza. Era un bando sulla 7.4 dell'agricoltura, alla fine siamo riusciti a portare in porto un pezzo alla volta, forse siamo stati 5 anni, ma alla fine si è riusciti, cioè nel senso che c'è un'idea chiara su che cosa si vuole fare. Lei sa bene che quel campo sportivo di Lagopesole è stata, non ero in amministrazione, ero consigliere comunale, non ero assessore, ma è stata una pagina bella per chi ha fatto quelle scelte, brutta per chi ha subito alcune di quelle scelte, anche addirittura giudiziarie. E però c'era l'idea, cioè c'era il coraggio della presa in carico di responsabilità di un progetto e di un'idea, per cui si dice Lagopesole non diventa più campo di calcio ma bisogna destinare una piazza perché i cittadini hanno bisogno di quella piazza, come fu il processo all'inverso, penso 20-25 anni fa, forse noi eravamo ancora nati o facevamo altro, il campo
sportivo che adesso è diventato quello del monastero, che è diventato un parcheggio, penso che anche lì scelte, però c'è un'idea chiara, capito, di quello che uno vuole mettere in campo perché sa che serve. Allora, se io dovessi dire, e posso dare un, diciamo, un consiglio anche programmatico, che per esempio tutto il quartiere di Basso La Terra, che più o meno conta 2000 persone, ha necessità ad esempio di un parcheggio, no? Perché abbiamo troppi servizi, abbiamo il servizio delle scuole, abbiamo il servizio delle poste, e quindi lì non si può più parcheggiare, abbiamo difficoltà oggettive di parcheggiare. Allora, se penso che ci possa essere una sfida di dire troviamo un parcheggio nell'area di Basso La Terra, allora è un'idea, cioè su cui costruirla, dove la facciamo, come la facciamo, e su questo si lavora. Ma credo che un sindaco o un'amministrazione, quando deve mettere in campo un'idea concreta, deve avere tendenzialmente le idee chiare, cioè il coraggio di prendersi una scelta e di una responsabilità, così come pure penso, ed è stato sempre il mio cruccio negli anni, a Possidente. Se a Possidente immaginiamo che tutto si sviluppa su un'unica arteria, che è una strada provinciale, non c'è possibilità di parcheggiare le macchine se non sulla salita Massimo Troisi, dove abbiamo parcheggiato l'altro giorno per prenderci il caffè. Non c'è un parcheggio. Allora, dico, nell'idea programmatica uno può immaginare di dire, che era quello che facemmo, immaginammo nella scorsa amministrazione su Possidente, di prendere 25.000 euro e acquisire un pezzo di terreno dal privato e lanciare lì un'idea di parcheggio, di area giochi, di uno spazio per questo. Quindi io capisco che molte cose sono al di là da venire, cioè nel senso che vanno impostate, ma quando si fanno le relazioni programmatiche in consiglio comunale, in un'amministrazione, in un'istituzione, bisogna essere un po' più precisi, e lì dove non si è precisi almeno avere la scelta del coraggio di dire cosa si vuole fare, dove si vuole fare. Una piscina detta e buttata così ha il senso del nulla, cioè una piscina ha il senso della, ancora un po' della demagogia, credo. Invece se tu mi dici, se lei mi dice facciamo la piscina lì in quello spazio, in quel posto, e poi vediamo, la cominciamo a finanziare con un mutuo perché adesso c'è la possibilità di indebitamento, e poi vediamo se si completa, se la costruiamo, se la finiamo, se la diamo in gestione, allora questi sono altri aspetti, ma l'idea della concretezza che un'amministrazione deve dare, perché purtroppo è così, cioè non è, vi accorgerete, diciamo, pian piano che arrivano tutti i problemi, e che se una coperta è lunga e corta la devi scegliere tu, se devi mettere 10.000 euro sul piano neve, che diventa un fiore all'occhiello del sindaco, lo dice spesso, cosa che è uno dei problemi più critici di questa comunità, poi si fanno gli scongiuri sempre perché non venga a nevicare, per evitare di spendere quei soldi sulla spesa pubblica, saranno 10.000 euro che toglierai da un'altra cosa. Toglierai magari da quelli che ritengono sempre dell'attività culturale, perché pensano che sia il male minore la parte dell'attività culturale, invece in questa direzione, con un programma si fatto, io credo invece che quei 10.000 euro dobbiamo investire sulle attività culturali. Per questo io dico, cioè nell'esplicazione di un programma bisogna essere più concentrati sulle cose realistiche, meno dozzinali nell'impostazione, ma più precisi nel dire come e dove si possono fare le cose. Questa era la mia osservazione. O come, scusami, ce l'avevo in mente, ma mi sono ricordato, la questione dell'ATER, dello spazio che noi abbiamo preso dall'ATER per poter fare il distretto, lì è una cosa concreta. Dici, ne parlavamo già 2 anni fa, ancora non l'abbiamo realizzata noi negli ultimi 2 anni. Va bene, però c'è lo spazio per fare quello. Allora c'è l'idea che tu negli anni fai una convenzione con l'ATER, ti prendi quello spazio, allora i soldi e i fondi certo vanno messi e poi si vede come finirle, ma l'idea, la concretezza dell'opera più fattiva e meno dozzinale, questa era la mia osservazione. Se posso un attimo replicare, Angelo, rispetto alla questione del campo sportivo di Lago Pesole, sai benissimo che io mi trovavo esattamente dall'altra parte, come non sempre così. Spesso mi sono trovato alla tua destra. Volevo dire, non condividevo quella scelta, l'ho subita come cittadino, però tu prima parlavi di cose concrete, quindi concretezza, realismo. Bene, quella è un'opera lasciata a metà. Non la condividevo prima perché in un piccolo borgo come Lago Pesole, che ha già una bellissima piazza, immaginare un'altra piazza, voglio dire, mi sembra alquanto
inutile. Inutile perché se ci sono due persone, una sta in piazza e una nell'altra, probabilmente non si incontreranno mai. E seconda cosa, perché è proprio il discorso che facevi tu, quello di lasciare l'opera a metà. Allora il realismo dove sta? La concretezza dove sta? Lo sai benissimo che quell'opera non è terminata. Allora mi sarei aspettato che il progetto fosse posto in esecuzione quando le condizioni lo avrebbero consentito, quando la spesa lo avrebbe consentito. Invece credo si siano attinti a fondi diversi in quel caso. Anche questo potrebbe essere un capitolo discutibile, in ogni caso sorvolo sulla questione, però in realtà rappresenta un pugno nell'occhio quell'opera per chi viene fuori dal paese. E per questo dico che immaginare, sì, noi la immaginiamo la piscina, studieremo il modo come farla, come accedere ai fondi se ci sarà questa possibilità, dopodiché aggiorneremo il Consiglio su quelle che saranno le tempistiche, i capitoli, l'esatta allocazione. E lasciateci pure qualche sogno, no? Noi siamo stati chiamati ad amministrare dopo diversi anni, oltre 25 anni di governo di centrosinistra. Lo stiamo facendo con l'entusiasmo della prima volta, ma anche con la convinzione che possiamo effettivamente raggiungere i risultati che ci auspichiamo, che tutti si auspicano, e per quanto riguarda i tempi saremo precisi, saremo puntuali, come credo posso dire senza possibilità di smentita alcuna, siamo puntuali negli appuntamenti quotidiani che come amministrazione siamo chiamati a compiere. Grazie. Sindaco, devo fare solo una precisazione, è l'ultima, eviterei di fare un dibattito a due, ma sul campo di Lago Pesole l'opera è terminata, ci sono 26.000 euro che devi spendere tu a Lago Pesole, perché ci sono, ne abbiamo parlato, ho l'assessore Claps, ma insomma voglio dire, ci sono 26.000 euro da spendere, quindi l'opera è ben presto terminato. È chiaro che però quello che volevo dire, e concludo veramente, non intervengo più, è che poi il sogno, che nessuno per l'amor del cielo vuole spezzare le ali a chi sogna, questo tempo forse è più forte se è un tempo dei sognatori che di quelli concreti, ma l'amministrazione comunale purtroppo si scontra poi con la realpolitik delle cose, quindi quando tu cominci un'opera e poi non la riesci a finire ti devi inventare i modi per andare a prenderla e a finanziarla sugli altri capitoli. Capisco che non stai in una programmazione, però e termino, quello che dicevo è che volevo per esempio sentire l'idea della scelta che tu hai firmato, che lei ha firmato, vice sindaco De Carlo, su lo spostamento di alcuni capitoli di bilancio, perché lì c'è una scelta. Allora io mi soffermo a dire quella scelta va bene o non va bene, non perché la debba giudicare, ma perché è funzionale, funziona. Cioè, in questo senso, allora, quei 90.000 euro dell'ultima variazione di bilancio che ho letto, che poi dovremmo anche dovrete dare nota al Consiglio, mi è arrivata stamattina, quindi ho avuto velocemente non ho avuto molto tempo per poterla guardare, però è una scelta. Allora mi piace, diciamo, discutere di scelte, e i programmi si fondano su scelte molto concrete, perché sugli spazi, diciamo, più aleatori si lascia però il tempo che si trova, perché quando arriveremo a discutere di dove allocare una piscina sarà una cosa seria, e quindi ne discuteremo insieme, o ci porterete un approccio di discussione. Ma vorrei discutere di cose concrete che possono davvero servire in questo momento e nello spazio dei prossimi due anni ai cittadini. Questa era l'osservazione sulla concretezza. Faccio una breve replica a tutti gli interventi che sono stati, almeno sulle obiezioni che sono state rivolte a me per quanto riguarda la relazione programmatica. Parto da una premessa, e questa è rivolta soprattutto al consigliere Summa, che condivido in pieno. Amministrare è una cosa seria effettivamente, e certamente è incontrovertibile il fatto che già in questo primo mese ci siamo trovati ad affrontare criticità che certamente non derivano dalla nostra attività amministrativa, ma derivano sicuramente dall'inefficienza dell'attività amministrativa
di cui lei faceva parte. Se abbiamo dovuto impiegare dei giorni a ripristinare il rubinetto della fontana della villa comunale che mancava da un anno, le devo rispondere che amministrare è una cosa seria. Se abbiamo dovuto impegnarci sulle strisce pedonali dove ragazzi disabili da anni chiedevano una particolare attenzione per essere aiutati nell'attraversamento della strada, amministrare è una cosa seria. Se ereditiamo sempre dall'amministrazione, purtroppo mi costringe lei a scendere in temi di campagna elettorale, se parliamo ancora di amministrare con serietà, le devo ricordare che noi un giorno sì e l'altro pure siamo costretti ad impegnarci sull'illuminazione pubblica che puntualmente viene meno in forza di una convenzione che l'amministrazione di cui lei faceva parte ha sottoscritto. Purtroppo la realizzazione di un programma che è quello che abbiamo sottoposto al Consiglio si può sviluppare in due modi. Sicuramente la relazione programmatica della precedente amministrazione era molto dettagliata, ma la ragione per la quale lei oggi siede all'opposizione evidentemente è che è stato realizzato poco di quel programma. La nostra sicuramente poteva essere più dettagliata nei numeri, ma io le assicuro che vedrà una percentuale di realizzazione molto più alta di quella precedente. E su questo voglio farle un esempio. Noi scriviamo piano neve nella relazione programmatica, scriviamo soltanto due parole. Magari nelle relazioni programmatiche precedenti venivano dedicate 20 pagine a questo argomento, però c'è una differenza sostanziale che per la prima volta, almeno da quando io vivo questo territorio, verrà realizzato un piano neve vero, non approssimativo, non disorganizzato, che darà finalmente ai cittadini una risposta seria da parte dell'amministrazione. Vengo poi alla questione Covid, sulla quale invece devo dire che ho apprezzato molto la telefonata ricevuta tempestivamente dal consigliere Summa. Ci soffermammo nell'imminenza purtroppo dei primi giorni della diffusione della dilagazione del contagio e lo voglio riportare nel Consiglio Comunale, come anche lo spunto della consigliera Claps è uno spunto che faccio mio, pur evidenziando che la pubblicità a mezzo social a cui lei faceva riferimento segue sempre la pubblicazione negli atti, nei canali ufficiali. Non mi sognerei mai di pubblicizzare un provvedimento che ha natura amministrativa politica via social prima, quindi sì, certo. Che gli strumenti utilizzati sono sempre quelli canonici, dopodiché per una maggiore diffusione, considerando anche il momento che viviamo, dove la vita sociale è ridotta al minimo, cerchiamo di utilizzare strumenti che possano pubblicizzare le misure in modo veloce, soprattutto se si tratta di misure come quella dei buoni spesa che coinvolgono situazioni di reale emergenza. Farò tesoro degli spunti dell'opposizione, di quelli costruttivi ovviamente, cercando di portare un'adizione a quella che è l'attività amministrativa, cercando di portare un miglioramento sempre nell'interesse dei cittadini. Grazie. Se posso, non le chiedo di informarmi perché devo venire a conoscenza dei fatti, lo posso fare attraverso i social, però forse se siamo parte del Consiglio, conoscere l'esistenza, il nuovo bando dei buoni spesa forse mi dà una mano a segnalare alla vostra attenzione. Non voglio farlo io personalmente, io non sto personalizzando nessun tipo di discorso, ma se ne vengo a conoscenza forse posso portare alla vostra attenzione situazioni a me note e forse a voi no, o viceversa, proprio per lavorare insieme, suonare un piano a quattro mani per aiutare tutta la nostra comunità. È solo quello il fine ultimo, non soffro di personalismi assolutamente. No, volevo solo precisare che
diciamo, non invertiamo mai l'ordine delle cose, nel senso che i provvedimenti seguono ovviamente sempre i canali istituzionali, dopodiché vengono pubblicizzati. Ho colto, diciamo, la buona fede dell'intervento che ho fatto mio, gliel'ho già precisato. Grazie. Assolutamente, perché appunto l'ho saputo solo aprendo il sito o aprendo Facebook, ma non limitiamoci a questo. Capisco che siamo un'amministrazione giovane, ma avvaliamoci degli strumenti anche classici. Solo una precisazione, Sindaco, mi fa piacere che diciamo, ha citato anche la telefonata che le ho fatto, perché ho fatto ovviamente in forma privata, provando a capire e a stringerci attorno ad un'emergenza, avendola vissuto casualmente a marzo, ero in amministrazione comunale con il sindaco Summa, avendo avuto, diciamo, delle difficoltà proprio di non conoscenza della materia, perché diciamo, in quel periodo c'è chi ne è stato protagonista nella nostra comunità che siede ai nostri banchi, c'è stata una confusione generale, quindi mi sono sentito sia per dare solidarietà istituzionale a lei e alla sua amministrazione, ma anche mettendoci a disposizione per quello che avevamo capito, non è che poi le cose si capiscono tanto e sono confusionali, diciamo, a prescindere in questi momenti così convulsi, e quindi non abbiamo nemmeno, diciamo, discusso alcune scelte, perché in alcuni momenti dire chiudo la scuola, apro la scuola sembra giusto o sbagliato, qualunque cosa una persona faccia, e quindi ci siamo così attardati su questo. Però non so se era questo il contenuto dell'interrogazione, su alcune cose c'è stato il corri-corri generale, il fuggi-fuggi della notizia, c'è stato un momento, io, diciamo, per rigore istituzionale ho sempre tenuto a evitare polemiche, perché nei momenti di difficoltà una comunità si stringe attorno e si stringe insieme e non fa polemiche inutili. Però io non so qual era il contenuto della sua interrogazione, ma forse un'attenzione maggiore sul sapere dove si sono diffusi questi contagi, quanti bambini per esempio hanno colpito, perché è nata ovviamente una difficoltà all'interno delle famiglie, che è naturale, forse andava gestita, non lo so cosa chiedeva la consigliera, però andava gestito un attimino con una comunicazione che si poteva, diciamo, diversificare sulle tipologie di comunicazione, quindi perché le persone avevano bisogno di sapere se a Possidente o alla Copeso, a Sant'Angelo c'erano dei casi, quindi si potevano stare attenti, si potevano evitare, cosa che io, diciamo, ho solo sentito, non ho riportato all'attenzione, ma credo che fosse questo più o meno nella comunicazione che veniva detto. E su questo, nel caso dovessero esserci altre situazioni, speriamo di no, diciamo, di forte negatività per quanto mi riguarda, per quanto riguarda l'opposizione che rappresento, sarà sempre a disposizione a collaborare, a lavorare, perché sono situazioni che solo chi li passa sa la complicanza che può avvenire giorno dopo giorno, e quindi su questo non ci sono problemi. A me l'ultima cosa, e poi mi taccio, oggi abbiamo dialogato, abbiamo parlato troppo, e se lei però interpreta che diciamo, passare il tempo a chiudere i rubinetti, a mettere i rubinetti, è un'attività amministrativa che l'ha rubato tempo rispetto alle cose che abbiamo lasciato noi, credo che sia un po' fuori strada. Cioè, il rubinetto penso si compra e si mette, io non so perché non è stato messo, ma penso si compra e si mette. Perché non l'avete fatto voi? Boh, non mi ricordo, cioè, nel senso, non so, non ricordo che fosse un'attenzione all'ordine del giorno. Mancava da un anno il rubinetto, sì. Non ricordo di aver avuto. È strano che sia sfuggito. Però. Non ricordo di aver avuto segnalazioni sul rubinetto. Le strisce pedonali penso che sono in programma ogni anno, non è nulla di eccezionale, voglio dire, le abbiamo fatte l'anno scorso, sono state fatte quest'anno. Però, per amore di verità, e anche questo lei lo deve dire, se non lo sa lo va a guardare, il contratto dell'illuminazione pubblica è stato sottoscritto 20 anni fa, io ancora facevo la scuola superiore, quindi non avevo idea di che cosa era amministrare, lo hanno sottoscritto altri amministratori prima di noi e credo che vada in scadenza proprio l'anno prossimo, quindi c'è la possibilità, e su questo aprirei una discussione,
anche sulla, sui project financing dell'illuminazione pubblica, perché è un tema, ed è un tema diciamo molto, molto spinoso e molto complicato, che è stato più volte utilizzato sui social contro l'amministrazione precedente perché si spegnevano le luci. Ma le luci si spengono perché c'è qualcosa che non va, allora o si lavora qualcosa che non va in un immediato bando successivamente che vada a rimodernizzare quelli che sono gli impianti elettrici, o fare la foto e dire qualcosa non va si può fare, perché è facilissimo, perché anche in queste sere abbiamo notato che l'illuminazione pubblica è spenta, ma non è né colpa mia che facevo parte della vecchia amministrazione né colpa vostra che fate parte della nuova amministrazione, è che c'è qualche problema e la ditta che interviene non è tempestiva, ma di sicuro le segnalazioni alla ditta, che credo sia quella in subappalto campana, di sicuro ha avuto tutte le rimostranze da parte nostra e da parte soprattutto degli uffici. Poi abbiamo la possibilità di intervenire sull'illuminazione pubblica, sia io sia lei, sia un cittadino diciamo che un cittadino avigliano, abbiamo la stessa possibilità, cioè quella di fare il numero verde o di chiamare direttamente, se lo può fare l'ufficio tecnico, direttamente le persone che si occupano dell'illuminazione pubblica. Su questo, ecco, è un problema ed è sicuramente uno dei tratti fondamentali che dicevo prima con l'assessore De Carlo, che mi piacerebbe discutere, cioè 90.000 euro sull'illuminazione pubblica, sull'efficientamento energetico, aiutano, servono a questa comunità? Allora io da questo punto di vista si è ovviamente nettamente favorevoli a votare un avanzo di bilancio, a votare una variazione, scusate, di bilancio, a voler dire sì, perché questo è uno dei problemi. Però se è una variazione di bilancio li mettiamo su quel capitolo, ma li togliamo da altro, quindi c'è una programmazione diversa. E quindi a me piacerebbe discutere anche di questo tipo di programmazione. Questo era il senso delle mie parole e io spero di poter veramente collaborare nella misura in cui però le scelte si dicono, si rendono palesi ed esplicite, e soprattutto si usa il linguaggio della verità, non della demagogia. Grazie. Comunque, consigliere Summa, la prossima volta farò la richiesta scritta all'interno dell'interrogazione, perché l'interrogazione purtroppo si fa al sindaco o qualsiasi cosa, interpellanza e roba varia, chiederò all'interno della comunicazione che venga comunicata a tutti i consiglieri l'interrogazione stessa, così che venga comunicata, così tutti quanti ne hanno prontezza della cosa. Chiudo soltanto sul capitolo dell'illuminazione, perché è molto sentito, come ben sa il consigliere Summa, perché vede, è vero, il programma è fatto per macro temi, però potrei dimostrarle punto per punto che non ho bisogno di andarmela a guardare, perché le conosco le cose che ho scritto. Ad esempio sull'illuminazione è vero che la convenzione non l'ha firmata la maggioranza di cui lei faceva parte, perché risale al 2002. Però evidentemente è sfuggito negli ultimi 5 anni che l'articolo 17 di quella convenzione prevede la possibilità di un recesso anticipato nel caso il disservizio si proroghi nel tempo, attraverso segnalazioni che vanno fatte in un certo modo e che purtroppo non abbiamo rinvenuto. Abbiamo provveduto a farlo noi soltanto dopo un mese di lavoro, e se queste inadempienze si protrarranno non resteremo a guardare per 5 anni, ma interverremo tempestivamente anche prima della scadenza. Quando scade il contratto? Scade tra un anno e mezzo circa. 2022, un anno. Però c'è la possibilità di un recesso anticipato. Ripeto, noi abbiamo verificato questo dopo la segnalazione. Devo dire la verità, ad onor del vero, la ditta è stata più solerte negli interventi. Evidentemente dobbiamo però verificare, perché esistono sicuramente delle problematiche strutturali di impianto, però è anche vero che una comunità non può rimanere al buio un giorno sì e l'altro pure. Questo giusto per dovere di cronaca. Direi di, se non ci sono altri interventi, c'è un intervento da capogruppo, prego. Sì, c'è stata una lunga discussione nella quale avrei voluto intervenire in più punti, ma è stato giusto insomma anche avere la controrisposta in sostanza. Io trovo in realtà aberrante come già al secondo consiglio comunale si dica, riporto
che non abbiamo idee concrete, che stiamo scrivendo il libro dei sogni, che dobbiamo guardare alle cose concrete, che amministrare è una cosa seria, che dobbiamo guardare alle cose che servano alla nostra comunità. Al di là della variabile tempo, che è una variabile comunque importantissima, perché forse qualcuno dimentica che il primo consiglio comunale ha avuto sede neanche un mese fa e che tutto questo avviene nel contempo di una pandemia che giustamente assorbe molto tempo, ma al di là del tempo che è stato assorbito dall'emergenza sanitaria, ed è stato assorbito anche bene, con presunzione lo dico, perché non è stata una cosa che è successa in tutti i comuni, l'operazione in collaborazione con l'ASL in Piazza Viglianesi nel Mondo. Prima ancora che il decreto lo prevedesse, il nostro sindaco ha disposto la chiusura delle aree verdi, delle scuole, in via preventiva. Quindi che in Consiglio Comunale si venga a dire che probabilmente non stiamo fronteggiando bene l'emergenza sanitaria, che probabilmente si potrebbe fare di più, non lo metto in dubbio. Quello che vorrei fare però è invitare, quindi la consigliera Claps, perché lo ha ribadito anche allo scorso consiglio, piuttosto che chiunque lo ritenga, a far pervenire dei suggerimenti, perché no, insomma, a darci la propria idea sul come fronteggiare l'emergenza. Insieme poi accogliamo, voglio dire, anche la richiesta di essere coinvolti proprio appunto nel fronteggiare l'emergenza, però per essere una collaborazione fattiva ed effettiva, appunto, deve essere una collaborazione su due parti, non solo semplicemente riportare ciò che accade. Dopodiché, va bene, sono state citate tantissime cose, quindi potremmo stare qui a discutere per moltissimo tempo, ma voglio essere veramente sintetica nel dire che parliamo ancora al futuro, semplicemente perché siamo ancora nel momento in cui si deve parlare al futuro, siamo solo al secondo consiglio comunale, ancora oggi nominiamo le commissioni. Io apprezzo l'impazienza del consigliere Summa del voler discutere di cose concrete, ma ne avremo modo, ne avremo modo. E con questo, insomma, concludo, perché è inutile dilungarsi su questi discorsi che, quando poi appunto diventano troppo lunghi, perdono anche, a mio avviso, il loro motivo d'essere. Grazie. Signor sindaco, solo un attimo, mi preme rispondere. Qualora lei afferma che avrebbe accolto i miei suggerimenti, le dico e le comunico, in questa sede gliela riconfermo, la mia piena responsabilità a darli qualora richiesti. È stato perso un passaggio, non siamo stati proprio coinvolti. Grazie. Infatti io le dicevo di farci pervenire i suoi, non che avrebbe dovuto, non l'ho mai detto questo. Concluso il consiglio.